E lei, principessa Corona Mary e il principe ereditario Frederick di Danimarca hanno annunciato che manderanno i loro due figli maggiori in nuove scuole dopo uno scandalo di bullismo. Il principe Cristiano, 16 anni, e la principessa Isabella, 15 anni, inizieranno in scuole separate questa settimana, è stato confermato, dopo che la famiglia ha preso deliberazioni durante l'estate. L'erede, il principe Christian, inizierà all'Ordrup Gymnasium, Ordrup High School, a Gentofte, a nord di Copenaghen, sua sorella, la principessa Isabella. Frequenterà la scuola superiore di Ingrid Jespersen a Copenaghen. Il giovane principe era uno studente del collegio di Herlufsholm, che quest'anno avrebbe dovuto frequentare anche sua sorella minore. Tuttavia, la coppia del principe ereditario ha rilasciato una dichiarazione in cui confermava che i loro figli non sarebbero stati studenti lì dopo che sono emerse accuse di abusi e bullismo presso l'istituto. Altri studenti hanno anche accusato il personale di nascondere le denunce di abusi e maltrattamenti, il principe ereditario Frederick e la principessa ereditaria. Mary hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta il 25 giugno, la domanda sulla scelta della scuola di nostro figlio Christian e di nostra figlia Isabella è stata molto importante per noi e la sfortunata questione ha messo in gioco molte e forti opinioni in il pubblico. Questo è del tutto comprensibile quando si tratta del benessere dei bambini e dei giovani. Allo stesso tempo, è stato importante mantenere la nostra idea. Di base secondo cui le decisioni principali devono essere prese su base informata. Ora abbiamo quella base. È stato un processo difficile per noi come famiglia, ma, sulla base del quadro generale e della nostra posizione speciale come coppia di principi ereditari, abbiamo scelto che il principe Christian si fermerà a Herlufsholm e che la principessa Isabella non inizierà in nona classe alla scuola dopo le vacanze estive.